tutti quando ci sono dei dubbi su ciò che andiamo a fare, come l'esame di maturità, che per molti insomma è ancora una nube molto, molto spessa e non si capisce che cosa stia per accadere con gli esami. Allora abbiamo bisogno del conforto di un esperto, anche qui il direttore del sito Scuolanet, Scuola col K, Daniele Grassucci, buongiorno. Buongiorno e bentrovati a tutti, in particolar modo ai maturandi e ai genitori dei maturandi. In ansia più di loro. Anche ai congiunti dei maturandi, se posso estendere. Ecco. Tutti i rami familiari. Bravo, quarta, quinto grado. Grassucci, allora, dunque, entriamo nel merito. Molti, e questo lo l'avete stabilito voi, sondando un po' le acque, non hanno chiarezza su che cosa vanno a fare ora. C'è un colloquio, non ci sono ovviamente le buste, non ci sono gli iscritti, ma questi ragazzi, diciamolo a loro, che cosa stanno per affrontare? Ma innanzitutto stanno per affrontare un esame che è stato semplificato rispetto al passato, ma non è detto che sia più semplice, anzi molto probabilmente c'è una complessità legata ovviamente a tutto il periodo che abbiamo vissuto, una preparazione fatta per 3 mesi a distanza, delle regole dell'esame che sono state ufficializzate il 16 maggio, ovvero un mese prima dell'inizio dell'esame fissato per il 17 giugno. E ad oggi, cioè quindi domenica 14 giugno, i maturandi non sanno quando verranno interrogati, perché si sa che gli orali inizieranno appunto dal 17 giugno, però il calendario, l'estrazione della famosa lettera, la sequenza di lavoro delle commissioni verrà stabilita domani. Quindi ecco, saranno 24 ore di attesa spasmodica per sapere quando toccherà a loro. Qualcuno mi dirà, sì, ma se ci fosse stata la prova scritta il 17 giugno tutti si sarebbero dovuti presentare. Questo è vero, quindi il 17 giugno tutti sarebbero dovuti essere pronti. Però è anche vero che mettendoci nei panni degli studenti, immaginate appunto di non sapere quando, di prepararvi per un momento che però non sapete esattamente quando si verificherà. Comunque, quando accadrà, i ragazzi dovranno affrontare un colloquio di 60 minuti circa, quindi non sarà, l'hanno chiamato maxi orale, ma solo perché ci hanno messo dentro tanta roba, e in realtà durerà 60 minuti, quindi ecco, non sarà un interrogatorio fiume, un qualcosa insomma tipo interrogatorio sotto d'occhio da parte della polizia. Ecco, dovranno essenzialmente però far capire che sono preparati su tutti gli ambiti disciplinari, quindi ci saranno i primi 10 minuti dedicati ad un elaborato, ovvero un testo prodotto dai ragazzi entro il 13 giugno, quindi inviato alle commissioni entro la giornata di ieri, nel quale si approfondisce un argomento legato alle materie di seconda prova stabilito dal consiglio di classe. Quindi il ragazzo lo sa, prepara il suo elaborato e lo scrive. Poi ci sarà un'analisi del testo che sostituisce in qualche modo il tema d'italiano su un testo noto che sta nel programma di studi. Poi ci sarà il colloquio multidisciplinare, quello vero e proprio, che parte da uno spunto. Uno spunto può essere una foto, un documento, un testo, e il ragazzo da quello spunto deve spaziare e toccare un po' tutte le materie. I prof possono fare domande ovviamente, quindi non è un monologo. Si conclude con la relazione sulle esperienze di alternanza scuola-lavoro, e infine ci devono essere delle domande sulla cittadinanza e la Costituzione. Anche qui solo legati ad esperienze che i ragazzi hanno fatto, e l'amministrazione ha auspicato che queste domande vertano proprio sulla loro esperienza durante il lockdown, perché è stata un'esperienza civica, quella di rispettare le regole e di rimanere a casa. Certo, insomma ci saranno questi pilastri, no? Comporre l'orale, il maxi orale, come lo si chiama adesso, di maturità, come ricordavi tu, spesso l'ansia è più quella dei genitori. E comunque scuola.net ha fatto un sondaggio, una ricerca negli scorsi giorni, e ha dimostrato che tra i ragazzi c'è ancora molta incertezza, potete andare a vederla sul sito. Daniele, ti salutiamo così, perché oggi su Repubblica c'è questo pezzo: caro Virgilio, caro Leopardi, miei angeli custodi alla maturità, le invocazioni ai santi laici alla vigilia dell'esame. A Napoli i ragazzi hanno lasciato bigliettini sulle loro tombe, ma sul fronte cattolico il vero protettore è frate Asino. Tu chi consigli di invocare proprio in un flash? Beh, San Giuseppe da Copertino, che è il protettore degli studenti, ovviamente. Quindi io non da confondere non con Cupertino, quella è un'altra cosa, quella è la informale, Copertino nelle mani, quella Apple. Beh, io stavo pensando, chi è la santa delle cose impossibili? Santa Rita da Cascia? Santa Rita anche quella. Beh, sui santi insomma ci possiamo davvero sbizzarrire. Io sì, consiglio, certo, sempre, diciamo, come dire, la numero uno, quindi la Madonna, quindi una bella Ave Maria, certo, universale, rosario, va bene per tutto. Beh, grazie, va bene sempre, è universale, vabbè, non solo per la maturità. Grazie Daniele Grassucci di scuola.net, buon lavoro, a presto poi, buona giornata.